sei stato 4 anni senza rimettere piede a Montalcino, capito? Dopo 4 anni, dopo il passaggio del fronte, allora sono riuscito a rimettere piedi a Montalcino e a ritornare tra i miei genitori, perché io ero figlio unico e avevo soltanto il babbo e la mamma, capito? Nel 41, il 18 di marzo, ho passato la visita per andare militare. Il 2 febbraio del 42 sono partito da Montalcino, sono andato al distretto a Siena, un giorno di neve a maledizione, e la sera, insomma, siamo saliti nel treno alla stazione di Siena e siamo scesi alla stazione di Pisa. Alla stazione di Pisa, per l'appunto, ho trovato uno di Montalcino che era al deposito del 22° Reggimento Fanteria. Da Pisa siamo andati, ci hanno portato via nelle montagne, nelle Apuane, a Fibizzano, Fosdinovo, a Ulla, per fare l'addestramento, del tiro col pugno di fucile e anche l'addestramento delle marce con 40 kg di zaino sopra le spalle. Dalle Apuane, capito? Siamo ripartiti in fretta e in furia il 5 di giugno, che lassù c'era una brezza che ci si stava, era una bellezza. Si arriva a Livorno, ci imbarcano, partenza per la Sardegna. Si fece la rotta di sicurezza perché c'era la guerra. Il convoglio fa rotta diretta in pieno mare e la mattina, la sera, quando è calato il sole, ha visto, ci si riuniva in gruppetto, quelli più amici intimi, ci eravamo riuniti in coperta in un gruppetto. Oh, si disse, e il sole cala, che si fa? Sa salutarlo insieme, perché domattina chissà se si rivede, perché c'era il pericolo che affondassero il convoglio, capito? Tanto più che questo convoglio dalla Sardegna aveva riportato a Livorno un battaglione di squadristi. La mattina sento i miei amici, o Pieri, perché da militari il nome viene usato poco, viene usato il cognome. Pieri, Pieri, vieni su, che si vede la Sardegna, si vede Olbia, forse ci si arriva, ancora è distante. E infatti siamo sbarcati a Olbia. E nella Puane era una delizia, un frescolino era un piacere. A Olbia il 5 di giugno in Sardegna si bruciava. Io lo sa perché non ci sapessi la malaria? Perché c'era un parente mio di Castelnuovo dell'Abate, assieme a me, no? E si era messo in testa di ritorno a casa, che di smette di fare il militare, capito? E si chiede inventavati tutte. E allora ci davano la razione di chinino per combattere la malaria. Allora c'erano le pastiglie di chinino, no, per combattere la malaria. E lui mi dava la sua razione. In cambio, perché ci davano la pecora in ispezzatino, pecore vecchie, capito? Non l'agnello, che tenero, pecore vecchie in ispezzatino. Io gli davo l'ammirazione perché non la mangiavo volentieri e lui mi dava la sua razione di chinino. E insomma, con quello mi sono salvato. Lui ci lasciò la pelle. Morì in Sardegna perché prese la malaria di quella maledetta. Insomma, fatto sta, la sera del 31 si parte da Calangianus, si ritorna a Olbia, ci rimbarcano. Allora lì si seppe, ci si orientò da noi stessi, perché dice: fate attenzione a quando attraverseremo le bocche di Bonifacio, perché le bocche di Bonifacio, se anche il mare come questo tavolino, lì è in subbuglio e sicché ti fa male. Tant'è vero, allora si disse: se si passa le bocche di Bonifacio ci mandano a occupare la Corsia. E così è andata.
insomma, noi l'8 settembre c'è stato ad Amitizio, il 10 di settembre si combatteva già nelle alture che dominavano Bastia, dove era il porto centrale, si combatteva i tedeschi. Verso la metà di ottobre, di settembre, indietro, e si ritornò a Ajaccio. Si ritorna a Ajaccio, si rimbarca negli zatteroni, anziché andare ad Olbia, si sbarcò a Santa Teresa di Gallura in Sardegna. Da Santa Teresa di Gallura ci mandano a Nuoro. Eravamo scalzi e nudi, perché era rimasto tutto in Corsia, dall'automezzi ai viveri che c'era rimasto, all'armamento, al bestiario, e noi eravamo scalzi e nudi, perché si aveva la divisa strappata, invece delle scarpe una tavoletta sotto con dei laccetti, dei sandaletti. Nuoro è un paese che quando nevica ci nevica a maledizione, insomma c'era la neve alta al ginocchio d'inverno del 43-44, che l'ho passato lì, e si dovette passare in quella maniera. Più eravamo senza viveri, e allora la mia compagnia, tutte le compagnie, la mia compagnia e me, ci avevano messo a far parte, ci davano dei sacchi, delle balle, no? Si andava per i campi a raccogliere rapastrelle, la sorella del rapo praticamente, non fa il capo. Mettevano queste dentro quei pentoloni, l'esse ci buttavano dentro quelle poche paste che quei fischiotti si chiamano noi, insomma la pasta da farsi asciutta, in brodo, sì, queste paste andarono, erano cotte in mezzo a queste rapastrelle, sembravano di lupamaroni, ma si mangiavano e con che gusto, capito? Poi si prese in considerazione gli alleati del comportamento che si era avuto in Corsia, allora cominciarono a darci delle carote, più le carote tritate nelle stagne, no? Principiarono a ridarci il pane suo, un pane americano bello bianco. E sono andato nel Beneventano, nell'Avellinese, nell'Appennino, nei paesetti dell'Appennino. E lì si è ripincipiata una nuova vita, perché hanno principiato a darci tutto il bestiario, a darci non più le carote, ma i pasti dovuti, no? Ci hanno ridato tutti gli armamenti alleati, compreso l'automezzi e tutto, no? E da lì siamo venuti in su di mano in mano, e il fronte veniva verso la Toscana, e da Scolificeno a Ravenna ci mandano comando di reggimento, perché anche lì ero passato, cercavo di salvarmi un po' da quella che era la prima linea, tanto più che, capito, che i tedeschi ci avevano avvertito per mezzo di altoparlanti, non ci lasciavano prigionieri, ma ci impiccavano. Infatti furono impiccati diversi, perché noi là siamo andati a combattere con l'ottava armata inglese. La prova più forte fu a Contarina la sera del 24 di aprile, e a noi ci toccò Chioggia, e lì venne lo sfacelo, perché i nazifascisti che venivano presi, e i tedeschi impiccavano noi se ci prendevano prigionieri. Lì i partigiani impiccavano i nazifascisti nelle piazze dei paesi. Il fronte di guerra passò a Montalcino il 27 luglio e il 27 giugno 1944. Però Montalcino fu in guerra fino al 25 aprile 1945, in quanto c'erano a Montalcino gruppi di militari che facevano la staffetta fra il fronte e un po' di riposo. A Montalcino c'erano anche gli sfollati dal fronte di guerra
sulla linea gotica, segnatamente da Carrara vennero 200. In più si vedevano quasi ogni giorno morti dovuti allo scoppio delle mine lasciate dai tedeschi. Per cui qui s'era in guerra. E poi il problema grosso era quello della fame, in quanto fra i militari, gli sfollati, le campagne distrutte, era difficile andare avanti. E il Comitato di Liberazione Nazionale, che io sott'occhio un verbale manoscritto dal luglio 1944 fino all'aprile 1946, si leggano delle cose che sono importantissime per aiutare la gente più povera, gli sfollati, bisognosi, eccetera. E così si arriva al 25 aprile 1945. Io ricordo bene quel giorno, perché facevo parte del Comitato di Liberazione Nazionale di Montalcino e in comune si ascoltava continuamente la radio, che arrivavano notizie da Milano. Invitavano all'insurrezione, invitavano a organizzarsi, invitavano a far festa, e anche a Montalcino, se anche il fronte era passato da 10 mesi, fu una grande festa, in quanto era finito l'incubo di quella paurosa situazione che si era creata in Italia dal 1944 in avanti. Ricordo bene, cominciarono a ritornare i prigionieri da campi di concentramento e raccontavano quello era successo in Germania. Per cui di fatto per Montalcino si aprì un'era nuova di fiducia, di lavoro e di comprensione per il futuro. Io quando bombardarono il campo di la Madonna e mitragliarono, ci trovai preciso, era cercato a mangiare, invece ci trovai l'aeroplano, caccia, bombardieri, e sganciarono 3 bombe. Una lì al campo sportivo, una 3 ne sganciarono, è una Madonna delle Grazie. Perché le caccia bombardieri erano. Proprio quelli che mi... Allora saltai tutti i muri della Madonna e arrivai alla postiella di corsa. Presi una storta, camminavo nemmeno, saltai 3 muri. Ma io pensavo al mangiabito, non ci poteva toccare nemmeno da mangiare, la carta vinta era, ti vedevano tedeschi, qualcosa ti fucilavano. Poi si era raccattavi la roba in terra, non volevo nemmeno a toccarla. E gli americani ci hanno salvato, ecco. E allora è stato un divertimento, ma a che modo? Ci hanno salvato a che modo? Non era che l'accanimento avevo. Senti, mangia, si pensava subito a mangiare, qualche cioccolatina ci davano, insomma roba da mangiare, qualcosa ci davano. Perché io poi, ascolta, quando ho passato il fronte, io lavoravo, senti, con la RAF, che guarda gli aeroplani. Io quando passavano a bombardare, io lo sapevo dove andavano. E c'ho le fotografie. Erano 7 inglesi e ci tenevano loro. Armando, ora passa la squadraccia, gli aeroplani. Dove vanno? Armando, noi si sa, vanno a bombardare nel Tarpuzzo, a San Gimignano, dove abitava, perché e bombardavano. La Toscana l'hanno bombardata parecchio, capito? E allora si stava dietro a loro, io con la squadra, 7 inglesi, ci ho mangiato che 5 anni con loro, sempre a mangiare con loro. Poi si faceva a noi, era un altro mio amico di Milano, era un geometra. Lui, anche lui faceva da mangiare con me, si faceva anche gli inglesi, ma facevano avanti mangiare voi, poi si mangiavano, non si fidavano. Sono stato 18 anni a Montalcino dei Bersaglieri con la fanfara di Siena e ci hanno chiamato anche a Siena a fare le sfilate.